tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme dei biscotti abbastanza light, molto molto simili a quelli già in commercio, i Gran Cereale. Questi biscotti, che ricordano i famosi biscotti in commercio, i famosi Gran Cereale, sono perfetti per una colazione all'insegna della genuinità e della bontà. Sono dei biscotti molto rustici, ma che allo stesso tempo sono molto molto buoni e graditi sempre da grandi e piccini. Gli ingredienti che ci occorrono sono 140 g di farina di tipo 1, 100 g di zucchero di canna, quello integrale, 60 g di fiocchi d'avena, 80 ml di olio di semi di girasole, 50 g di uvetta ammollata in 50 ml di rum, 80 g di granella di mandorle tostate, il solito pizzico di sale e una fialetta di aroma a rum. Cominciamo con il tostare le nostre mandorle in forno per qualche minuto finché diventano belle abbrustolite. Mettiamo nel mixer tutti i nostri ingredienti. Partiamo quindi dalla farina, aggiungiamo i nostri fiocchi d'avena, poi lo zucchero di canna, le uvette precedentemente ammollate nel rum, come vi ho già detto, e un pizzico di sale, la fialetta di aroma rum in più. Tritiamo le nostre mandorle che si sono ben abbrustolite e le rendiamo una granella abbastanza grossolana. Aggiungiamo quindi anche la nostra granella di mandorle tostate. Infine l'olio di semi di girasole e il rum rimanente, quello che abbiamo utilizzato per la nostra uvetta. Mescoliamo bene il tutto per qualche minuto utilizzando il mixer. È importante però lavorare l'impasto anche a mano. Questo è il risultato. L'impasto vi sembrerà sbagliato, in quanto risulta estremamente friabile, ma è la giusta consistenza. Ora lavoriamo con le mani per creare i nostri biscotti. Prendiamo delle palline di impasto, grandi poco più di una noce, e andiamo a schiacciarle sulla nostra carta forno. Diamo a questo punto i nostri biscotti, utilizzando sempre le mani, questo perché l'impasto si sgretola molto facilmente, la forma circolare. Io ne ho già realizzati un bel po', ho esaurito quasi l'impasto. Vedete che i biscotti sono molto diversi l'uno dall'altro, ma la loro particolarità è proprio questo fatto, cioè che siano rustici, fatti in casa. Riscaldiamo il forno a 180 gradi, forno statico, e inforniamo i nostri biscotti per 12 minuti circa, dipende però sempre dalla grandezza. Ed ecco i nostri magnifici Gran Cereale fatti in casa. Con le dosi che vi ho dato vi usciranno all'incirca 20 biscotti. Se la ricetta vi è piaciuta lasciate un bel like oppure scrivetemi nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima!